da mostrare che noi siamo andati al supermercato. Guardate qua, tutte le buste, saldi, c'è cioè il carrello, praticamente l'abbiamo riempito le cose di vestiti. Vlog sul mercato, siamo alla COP ragazzi. C'è anche Nancy. Sì. Adesso facciamo questo piccolo vlog. Facciamo vedere tutte le cose che compriamo alla COP ragazzi. Venite con noi, andiamo. Aspetteranno i nostri soldini. Vi ricordiamo che questo è il nostro secondo canale, canale di cucina, vlog al supermercato, tante recensioni di cibo bio, quindi mi raccomando iscrivetevi anche a questo canale. Questo non era buono. Pare di sì, no? Ma dove sono scritto di dentro? Sto riprendendo di nascosto? No Nancy, questo è anche buono, succo di ananas concentrato, mi piace tantissimo. Che è anticellulite. Eh sì, anticellulite, specifichiamo che la COP non ci paga, siamo noi che paghiamo COP, che compriamo, facciamo la spesa alla COP, quindi sì, sì. COP paga, c'è. Scherzato, sono impazzita, perché lo shopping mi fa male la abbiamo fatto tanti, 2 ore di shopping, fanno sperato. Male, sono allo staro vita. Secondo me, però questa frutta c'ha frutta 40% minimo, e cosa significa? Che poi la restante parte che cos'è? Ci sta anche lo zucchero, no, io non la voglio. E questo com'è? Io voglio frutta pura, non voglio zucchero, non voglio acqua. Allora ti devi andare a casa e premerti un'arancia. Ah certo, questo è poco ma sicuro, quindi il succo di frutta non lo compro. Ciao! Ecco, questi qua, questi invece mi piacciono Nancy, questo è buonissimo perché questo qua ragazze è bio e contiene esclusivamente frutta, mirtilli che fanno benissimo alla circolazione, fanno benissimo a tutto, è uva rossa, io quindi questo lo prendo, voglio controllare anche questo qua, frutti di bosco, vediamo com'è che è molto invitante. Succo di mele e frutti di bosco, io prendo questi due Nancy, sono buonissimi. Ok. Ora, problema creme vegetali, alternative all'olio di palma, cosa c'è alternative? Allora, Valsoia, però Valsoia c'ha il problema che anche questa è ricca di zucchero e ricca di olio di palma, quindi tanto vale, quindi non è il caso. Ma l'alternativa buona è questa qua ragazze, crema Novi, questa è buona perché non hai l'olio di palma, oppure ve la fate in casa, mitica carditella, trovate la ricetta sul canale, questa è molto buona, noi l'abbiamo anche mangiata e spesso sì, è buonissima. È buonissima, quindi ve la straconsiglio. È proprio identica alla Nutella, no, strano. È molto più buona, specifichiamo, quindi super ok. Poi questo miele, non fare la bugiarda, è uguale grazie, crema no, pure ve la fate, sono bugiarda, è vero, è più buona. Questa è molto buona, noi l'abbiamo anche mangiata e spesso sì, è buonissima, è buonissima, quindi questo è lo sciroppo d'acero che compriamo noi ed è buonissimo, 100% naturale ed è veramente ottimo di qualità, ve lo straconsiglio. Anche queste marmellatine sono buone, queste sono buone, sono rigoni di Asiago, sono buonissime, al mirtillo, all'arancia, sono ottime. È buona ragazze, croccanti, chicchi di fiocco, ti parlo di come sono contenta, farro di cioccolato, farro, zucchero di canna, cioccolato, e vai, lo prendo. Poi ci sono pure questi qua, questi sono ottimi, che veramente sono i miei preferiti in assoluto, e poi questi sono i miei preferiti sia alla frutta che invece con le noci, che sono un po' più calorici ma sono buonissimi. Poi casomai ragazze facciamo un video, casomai Nenzina, cosa dici? Facciamo un video proprio su questo canale con i nostri cereali, biscotti preferiti, quindi fateci sapere, mettete mi piace se volete il video. Crette biscottate queste qua integrali, se è difficilissima trovarle senza olio di palma. Infatti vi faremo un video con tutte le nostre fette biscottate. Sì, queste qua hanno olio vegetale di palma, ma la maggior parte ce l'hanno tutte, quindi noi ve lo faremo perché sì, è vero Nancy, vi faremo scoprire un sacco di fette biscottate senza olio di palma, che non ci sono. Brava. Eccola qua, l'ho trovata, la truvia e anche la stevia, alternative naturali allo zucchero, questa la adoro tantissimo. Biscotti Vita Snella, c'è l'olio di palma, è vero? Sì, quindi misura. Noi non li prendiamo mai questi qua, i nostri preferiti sono questi qua, alce nero che stanno in basso a tutto, e anche i gran cereali. Trovati i nostri fiorini preferiti, poi facciamo il video con tutti i biscotti, questi pure li adoriamo. Questi. Sì, tutti quanti, brava Nancy, prendi. Questi qua.
qua invece sono abbastanza buoni. Di solito Misura mette l'olio di palma, infatti qua c'è segnato senza olio di palma e questi sono buoni, ragazze. Ci sono anche questi qua senza olio di palma. È novità, infatti. Sono integrali, li prendiamo? Dai, prendiamoli. Sono pure questi qua, però. Ah, questi sono buonissimi, questi li adoriamo noi, sempre senza olio di palma, senza grassi vegetali idrogenati, sono buoni buoni. Buoni, vero Nancy? Questi sono anche buoni. Ci piacciono, Vivi Verde, Kamut, sono tipo dei bastoncini buonissimi. Il nostro amato riso integrale, che lo adoriamo tantissimo, questo anche ci piace, che non è bio, però comunque è buonissimo ed è profumato. Poi c'è questo che è il Kamut, facciamo una bella insalata noi, se volete il video fatecelo sapere, facciamo l'insalata con il grano Kamut. Mio amato pane azimo, non mi piace. Ah, poi c'è pure questo è buonissimo, praticamente sono delle sfoglie senza lievito con sola farina integrale di farro. Ciao, io le prendo. Non c'è l'olio di palma. Mancano 5 minuti, aiuto! I nostri latte preferiti. Allora, questo qua di avena è buonissimo, è super buono. Granarolo non ci piace perché è pieno di zucchero, quindi non lo prendiamo, togliete lo zucchero e lo compreremo. Poi c'è questo qua di soia e altro, anche al cocco. Che stavo... Eccolo qua. Questo è troppo troppo buono, ragazzi, è buonissimo. Pochissime calorie ed è senza zucchero ed è al cocco, lo bevete freddo freddo, super super buono. Anche questo qua, soia e riso, sono buonissimi, buoni buoni buoni. Questo poi è il mio reparto preferito, tutte le cose di questa marca che mi piace tantissimo. Compagnia Italiana Alimenti Biologici, tofu, setano, è tutto buono buono buono. Poi anche Vivi Verde Coop, questi sono tutti senza olio di palma. Mi piace un sacco quelle con gli spinaci. Gli spinaci sono buone, insomma, se andate di fretta sono buone. Anche queste al miglio sono molto buone, sono tutte buone. Sì, non hanno olio di palma, infatti invece quelle là surgelate, che marca erano quelle surgelate? Varsoia. E invece là c'è l'olio di palma, quindi noi prendiamo queste fresche che sono super buone. Questo lo prendo sempre, formaggio primo sale, è super magro ed è dietetico, praticamente è molto molto buono, povero di grassi. Ah, poi abbiamo questo bel reparto, come fare la spesa, come ammazzarsi in 5 minuti, i nostri preferiti, eccoli qua, col cuore, che sono buonissimi, integrali, qua praticamente sono super sani, senza olio di palma, hanno poche calorie, sono belli belli, sono quelli che io ho fatto, è vero, ho fatto la ricetta, sono ispirata a questi qua, sono buonissimi. Prendo. Senza troppo zucchero, comunque queste cose insomma sono abbastanza buone, ci sta anche varie cose per chi è intollerante al glutine, varie cose buone buone. Ma questo che mi avete chiesto in tantissime non va bene, perché cosa c'è? La paraffina, tatarata, il malefico, oddio. E invece questo qua non c'è male, questo scrub è buonino. Comunque qua poi c'è tutto Vivi Verde Coop, buono buono, ci sta bello, anche bello. Bello bello, cose per chi è intollerante al... E perché cosa c'è? La paraffina. E poi qua ci sono paraffina, siliconi, guardate quanta bella paraffina e siliconi, guardate. Ciao paraffina. Vai, devo prendere gli anacardi, la mia dose. Adoro. Io ce la faccio, una pazza, sta bene. E faccia scatenata. Dai, via sta anacardi, ce la faccio. Sta per chiudere, si muova signorina. Pure i pinoli. Pure i pinoli bio, che sono buoni e sono ricchi ricchi di proteine, anche le mandorle. Ne mangiamo tanta frutta secca. E poi qua, vabbè, poi c'è l'uvetta, questi qua come mi piacciono, non berasco, sera mia rovina, perché io adoro queste cose. Viva la castagna, sono tutta frutta secca, bio, buonissima. L'albicocca come buona, i datteri, i fichi sono ottimi. Ragazzi, è tardissimo, qua sta chiudendo. Noi ci salutiamo perché dobbiamo andare alle casse, se no ci uccidono. Quindi vi diamo appuntamento ad un prossimo video con un continuo, perché ci sono tante altre cose alla coppa. Ciao ragazze, ciao, ciao, iscrivetevi e mettete mi piace. Ciao ciao ciao!